Siamo in Piazza del Duomo, perché qui che affaccia il Museo Statale di Arte e Cultura della Vestfalia. Di recente al palazzo antico che lo ospitava è stata aggiunta quest'ala nuova, opera dell'architetto Volkerstab di Berlino. Il nuovo contenitore ha di molto ampliato lo spazio espositivo. L'esposizione è ricchissima, bisogna fare una scelta, vedremo le collezioni del Medioevo e di contemporanei. Comincio da qui, da questi capitelli. E poi le statue più antiche della Vestfalia. Maria, San Maurizio, un altro cavaliere. San Patroclo, 1230. Proviene dalla cattedrale di Sost. Proviene sempre da Sost, questo antepedium del 1170. XII secolo per questo frammento di altare portatile. 1230. Provengono dal Duomo di Münster, la grande testa di San Paolo, affiancato dal leone e dall'agnello, cioè dall'Antico e dal Nuovo Testamento. Acquamanili in bronzo, un reliquiario della fine del XII secolo. Tre crocifissi in bronzo ed in tessuto tra XIII e XIV secolo. Madonna in trono, reliquiario del 1250. Oggetti di culto in avorio, XIV secolo. Così si presentano le sale. Siamo fortunati, non c'è nessuno. Nella sala accanto, frammenti di vetrate di varia provenienza tra XIII e XVI secolo. Proseguiamo nello spazio, i colori cambiano e nel tempo. Le sale diventano più grandi ed accolgono numerosi reperti. Dipinti e sculture sono ormai di epoca gotica. Soprattutto in questo periodo in Europa si intensificano gli scambi culturali. Così il gotico internazionale, nato in Francia e a Praga, ha i suoi interpreti anche qui in Vestfalia, e la gentilezza, il tratto caratteristico. Le statue vengono raggruppate a soggetto, queste riguardano Maria e queste la Pietà. Questo pittore è il primo a sentire gli influssi della pittura fiamminga. Questa grande pera d'altare al centro alla crocifissione, nei pannelli laterali la Passione e la Deposizione, risente l'influsso di Roger van der Weyden. In quest'ala di pala d'altare la leggenda della vera croce. Questi rilievi sono del 1350, vi è raffigurato lo zodiaco ed i lavori che si svolgono nei mesi corrispondenti. Abbiamo cambiato sala e siamo andati avanti col tempo. Questa sala accoglie i quadri di Derek Begaard. Con il figlio viaggiò a lungo in Olanda, insieme assorbirono l'arte fiamminga, anche se Eric mai rinnegò lo stile tardogotico. Ancora un cambio di colore, Lucas Cranach il Vecchio, in questi tre quadri, i suoi soggetti biblici ed i ritratti di Martin Lutero e della moglie. Qui vediamo dei ritratti, ma questo pittore è ricordato per le sue nature morte. Dei secoli successivi, solo questo interno familiare. Le ceramiche di Meissen per ricordare il viaggio che abbiamo fatto in Sassonia, poi ci fiondiamo nel Novecento. E siamo subito al centro dell'espressionismo tedesco. Questi primi quadri sono August Macke, uno dei principali esponenti di quella corrente che va sotto il nome del Cavaliere Azzurro, fondata a Monaco da Kandinsky e Mack. Ma ci aspetta una sorpresa: il contemporaneo si confronta con l'antico, di là dei vetri si vede dall'alto la cattedrale.
Nella prossima sala gli altri esponenti dell'altra corrente dell'espressionismo tedesco, il Ponte, fondato a Dresda nel 1905. I principali esponenti sono proprio questi. Questi primi tre quadri sono di Schmidt Rottluff. E questa è proprio la cattedrale di San Patroclo a Sost, ed in questo è evidente l'influsso dell'arte primitiva e africana. Kirchner è l'autore dei prossimi due. Usa colori accesi, non naturali, avvicinandosi alla poetica dei Fauve, tra i fondatori anche Emil Nolde. È suo questo paesaggio. Può sembrare Mondrian, ma non è. È César Domela. Anche lui è fatto parte del De Stijl. E questo è un quadro astratto di Fritz Winter. Ed è già tempo di andar via.